Sì, però poi se va a fare la curva glicemica è un problema. Arriva. Guarda qua. Ce n'è per sei. Pesca e zucchero, basta. E acqua. Che pesca è, scusi? Sono pesche di Sicilia del Siracusano. Comunque questa qua è la classica nostra pesca rossa, quella del Siracusano, insomma. Si prende i cucchiai direttamente. Comunque ho visto che le stanno preparando, quindi un attimo di pazienza. È che anche una lavorazione particolare di potere. Come fa a stare così su, senza... è solo una questione di... che appena prende un po' di caldo, penso... Maestro, mi dica. È portata all'ebollizione la pesca e poi passata a setaccio? No, la pesca è stata portata in ebollizione, è stata battuta a meno 18 e poi dopodiché è stata lavorata nel dubbio nelle temperature basse, al contrario è stato fatto... è fatto un buon... esatto. Com'è? Dico, non pensi che al contrario facendo sprigionare più? Io però avevo un problema di laboratorio, nel senso per fare, mi sono un attimo, ho preferito abbatterla di temperatura qua e lavorarla al freddo qua. Per, dopo la parte dell'ebollizione? La parte dell'ebollizione, sì, perché queste qua fondamentalmente vengono bollite, si leva la buccia, vengono spiccate e poi... Un succo di limone non viene aggiunto? No. Ho aggiunto il succo di limone durante la lavorazione come acido per evitare di farle diventare... Angelo? Sì. Ok. Balazziamo. Qui la cosa che a me fa pensare... Cioè, se sei di mestiere e trovi la pesca buona, esatto. Perché c'è quello, c'è. È l'incognita, la pesca è un po' l'incognita, no? Nel senso, perché non si possono, si può scegliere la qualità, si può scegliere tutto. Può variare anche di giorno in giorno, esatto, cioè, sì. Quella è la... No, e tu che cosa? Preparando questa granita siete stati un po' svantaggiati perché non avevi la scelta delle pesche gialle, esatto. Magari ci saranno poi comunque luglio. Questa stagione è stata un po' anomala per le... abbiamo cercato il meglio laddove si poteva. C'è un tipo di pesca gialla che è molto più profumata, oppure con le pesche da bacchiera? Sì, la pesca da bacchiera sarebbe stata migliore. Magari non dava il colore, però era... hai visto tu le pesche queste nuove? L'anno scorso con il maestro Capadogna al Sherbert, lui ha fatto un gelato con le pesche e mi ricordo che abbiamo girato 2 giorni finché non ho trovato le pesche che voleva lui. Fortunatamente. Era settembre però. Era settembre. Sì. E poi ha optato per una pesca gialla e poi c'erano quelle le tabacchine, le chiamano. Tabacchiere, quelle schiacciate. Ma vedi, voi in Sicilia potete fare questo. Ma uno come me che vive nella provincia di Viterbo, dove cazzo va? Scusa, compra un pezzetto di terreno qui. Ma magari. Dai. Guarda che molte persone l'hanno fatto, soprattutto per i vini, so che tantissimi anche americani hanno investito qui in Sicilia, proprio perché amano il prodotto e hanno deciso di staccare con la loro vita tradizionale, insomma, quella che fa. Lascia le brioche, sennò ti prendi un morso da Andy Lord. No, quello le potete prendere, io sono le mie brioche private. Tu sei un cialtrone. Va bene, Angelo, forza. Pronti. C'è Monica che sta impiattando. Le torte sporte. Grazie Fulvio, un applauso. Poland.